Pronto, sono Petraroli, sono Ettore. Pronto, sono Enzo Marigliano. Siamo qua. Allora, siamo in diretta. No, voglio dire una cosa, Emiliano. Ho sentito, e così sì, è sempre bello quella canzone. Ecco, Emiliano. Questo è Enzo. Sì, l'abbiamo scelta insieme, no? Cercavamo un punto di partenza della nuova Emiliana Cantone, no? E allora abbiamo pensato e così sia, perché da lì poi sono partite un sacco di belle cose. Senti, volevo dire a te, ma a tutti, che siamo sul canale 885 RTC Targano Napoli, ma siamo anche sul canale 875, cioè TV Campani 2. Sei per strada o a casa? No, sono rimasta un attimo a casa, sto per scendere in realtà, però sono rimasta un attimo a casa. Senti, non allora, avere problemi col cellulare. Amichetta mia. Bella. Non ci vediamo da un sacco di tempo, so che sei diventata ballerina. Sì, sì, ma io tengo il saggio di inizio anno, no, fine anno. Ah, cioè il saggio di fine anno, sì. Senti, ma tu sai che ormai questa scemità che ho fatto, nel senso non scemità per il ballo in sé, il fatto di mettermi in gioco, sai, e divertirmi altrettanto, non puoi capire alla fine quando vado a cantare cosa succede, come hanno ballato quando, certo. Quindi mi ritrovo a fare l'animazione. Finisce la canzone con un affanno, un fiatone esagerato, oltretutto soffro anche d'asma e puntualmente dopo questa non voglio amarti ancora. Bello! Di solito non sei nella scaletta e quindi con la scusa che è un vero successo che la cantano tutti quanti, faccio cantare loro e mi riposo come vecchi. Senti una cosa, ma quando ti hanno proposto, innanzitutto di chi sono gli autori di L'amore sempre festa? Allora, gli autori sono Sonia Aprile per la musica, invece le parole sono di Piero Palumbo. Ah, di Piero Palumbo. Allora, voglio sapere, ma quando te l'hanno fatta ascoltare la prima volta, tu pensavi che poi succedesse tutto quello che è successo? Allora, ti dico la verità, noi stavamo scegliendo i singoli per il nuovo, cioè non per l'album, perché ho fatto un cofanetto discografico, quindi di DVD e CD live. Sì. Però ovviamente per creare un'attenzione più al cofanetto, la Zeus mi aveva chiesto degli inediti. Però noi scegliamo un sacco di canzoni, saranno un sacco di canzoni, perché sarebbero servite poi anche per il disco. Solo che festa non era per niente, non era nata per andare nei singoli, sai? Però io avevo mirato di fare una canzone più o meno, sai, con questa contaminazione latina. Sì. Anche se io volevo un reggaeton, diciamo, a livello di musica. Poi è nata questa cosa latina che sicuramente è più commerciabile, non del reggaeton, perché per quanto salsa, merengue, bachata e tutto quanto oggi sicuramente hanno più ampia veduta, però poi nel nostro ambiente diciamo che è diverso, o devi fare una cosa molto singolare, seria, che magari potrebbe andare nei locali e tutto quanto, o fai una via di mezzo che potrebbe essere simpatica. Sì. Quello che mi è piaciuto era proprio l'idea di dire l'amore è sempre festa, perché quando tu fai queste canzoni così, o devi fare una canzone che non è impegnativa, cioè uno slogan, o fai una cosa seria come sono abituati, insomma, gli americani o comunque i colombiani, chi si sa. E quindi ho trovato geniale il fatto di dire l'amore è sempre festa, l'uberio, martri, non mi piacevano assolutamente le strofe. No, ma poi può essere il riassunto simpatico e ballabile di tutto quello che hai cantato negli anni, no? Sì, 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 assolutamente. Però è una cosa che mi sta, devo dire, nel senso che non mi sono sforzata. Anzi, io no, ho chiesto anche di più, di osare. Però poi è uscita questa cosa, diciamo che è un po'... io volevo il reggaeton perché è quello che adesso nei nostri tempi sta funzionando di più. Certo. L'amore sempre festa era il cecce di qualche anno fa, quindi ero compattuta. Senti, capito. Ho capito. Senti, allora qualche giorno fa, perché io sono in diretta da pochissimo e da poco che mi sono tornato, che insomma sono tornato ad occuparmi della radio di RTC Targato Napoli, da Facebook ho suonato una cosa che tu avevi postato, il singolo, insomma, Maledizione, la canzone che ha scritto per te Checco D'Alessio con Gennaro Scuoto. Ma ti piace? Allora, mi piace assai, ma devo dire che poi tu sai che l'ambiente parla, no? Perché poi, insomma, Napoli tra l'altro non è grandissima, non è che ci sono 1500 cantanti come pensano a Milano. Quell'ambiente è quello che è. E tutti parlano di questa, ma è un dud maledizione di Emiliana Cantone, che le scasse, che la canzone è scassa. Ma scassa secondo te che la canzone, Emiliana? Lo diciamo prima degli altri, capito? Dillo tu. Allora, se anche non lo pensassi, non posso mai autogufarmi. Per me è
Cioè, forse è un successo, poi dico un successo, non tu c'era e dici, ma Sì. come è presuntuosa. Però ti posso garantire che è una canzone che mi piace tantissimo. Il fatto strano che mi fa piacere Sì. è che per gli altri, o comunque quelli che la stanno vivendo con me nella schiera, ecco, di lavoro, vanno a ma sì. Allora questa cosa mi ha convinto Sì. che in realtà forse è proprio più forte di quanto a me possa piacere, capito? Cioè a me piace, però forse è proprio forte, che è diverso. E la cosa bella è che io quando vado a cantare la devo cantare a cappella. Quindi Bello. ormai sono fatti un'overdose di questo ritornello e sono ogni tanto curiosi di sapere, ma prima tu ci stai, era È roba per certo, me. è certo. Quindi ogni Senti. tanto gli do una chicca in più di maledizione. Sai E a un che certo punto è qualcuno ha dubitato, cioè, mi ha detto, ma perché non lo chiami maledizione il disco? No, voglio, maledizione no, perché poi è troppo, mamma mia, nero. Però spero che, ecco, sia una maledizione positiva, no? Perché maledizione è una cosa che ti succede. In questo caso spero in positivo. Ecco, Certo, magari in questo caso, se devono essere negativi. ma uno può dire pure maledizione, quanto ti amo, mamma mia, quanto ti amo Appunto, sempre di più. maledizione, da combinato che sta cantone, fa così. Senti una cosa, sai che quando uscì l'altro disco, no? C'era dentro Dove è finito l'amore. Ah, tu dicevi scassa e mura. E invece non nascassate Invece poi. paradossa, no, me la richiedono un sacco, per l'amor di Dio, però sicuramente non nelle aspettative mie rispetto a Esternuto o per esempio per dire mi fatta innamorare o io vado via, capisci? Per cui il pubblico è imprevedibile. Certo, il pubblico è imprevedibile, però quello che ti volevo dire non è che volevo avere ragione, cioè nel senso che poi la canzone mi piaceva a me, si scassava era meglio, non ha scassato assai, non fa Oh, niente. ma pure io penso che quella canzone è bellissima, capito? Però il grado di giudizio nostro, Sì. poi non sempre, capito? No, no, È anzi. quello che succede. Anzi, senti, però, visto che io te la facevo cantare sempre in anteprima, adesso al telefono il ritornello di maledizione, un po' del ritornello, ma vuoi cantare? Come? Non so se si sente un po' di raffreddore, ma Ma non fa vado? niente. Sì, vai, vai. È una maledizione. Ma non ti faccio da, che brutta delusione, come saputerà, come sapeva accarezzare, quando veniva a te cercare, come una febbre, così passate. È bella. Va bene? È bella. No, questa è proprio bella, sapessi le strofe quando so bene. Senti un po'. Allora, intanto ci vediamo presto io e te, così facciamo un po' di cose insieme, perché in realtà mi manchi, non sembrerebbe, ma mi manchi. Beh, mi pare che stai scucciato, Emilia. Una persona vuol dire che comunque ci sono state delle belle cose, no? Se no Eh sì, sarei ma sta. indifferente, quindi uno Emiliana, capire. stiamo parlando come due vecchi amanti. Ti pregherei. Non è tu mi manchi. No, non Senti. preoccupare. No, però faremo delle cose belle insieme. Però hai visto? Mo, a proposito degli amanti, mi hai fatto scordare quello che ti volevo dire. Tu Mannaggia. hai degli amanti. Hai capito? Sono sentito amanti. No, comunque, insomma, ci vediamo presto, così facciamo delle cose insieme. Intanto, in bocca al lupo. Ah, ecco che cosa. No, volevo fare una roba di gossip. Caspita, Vai, dimmi. volevo sapere quando ti sposi. Ma io non lo posso dire così ufficialmente, anche perché in realtà non ha data, e poi ci sta Enzo di là, mi sta sentendo, E quindi? che di solito dice, prima dice una cosa, poi mi dice un'altra, il grado temporale non l'abbiamo. Sì, però Però aspetta, invece aspetta lui Emiliana, aspetta che questo è un momento importante. Te l'ha è chiesto. importante, veramente serio, perciò. Allora, te l'ha Io, signori, chiesto? Te l'ha in chiesto? tutto il 2016, no, no, cioè, praticamente come se gliel'avessi chiesto io a questo Dai, punto. Emiliana, ma non può fare queste cose però. Cioè, come gliel'hai chiesto Infatti, tu? tutta romantica e cosa, vabbè, forse è bello, deve ancora venire. Non mi Sì. voglio sbilanciare perché Enzo mi sta sentendo, ma Enzo è bravo con le sorprese, quindi probabilmente si sta preparando, non lo so. Si sta preparando, si sta capito, abituando all'idea, ecco. Però allora, nel 2015 non Enzo? Nel succederà perché, 2016, no, 15, ma si può dire che sì, nel 2016 mi sposo. Ma dai ragazzi, è una roba bellissima, Più veramente. Ma in corto, come fai? Ti sposi come quelle pop rock che si vestono di rosso, di viola? no, non sono da boss delle cerimonie, diciamo così. Infatti Sei fantastica. la cosa bella è che io, sai, con qualche amico nella mia, no, a volte vado, no, perché vorrei pensare, sto pensando, mi voglio organizzare.
ma è già, cioè già hanno deciso anche i tavoli, capito? Stanno pure ferma a posto. E quindi io mi trovo veramente a disagio, perché ho una famiglia che praticamente equivale a un ambiente, cioè, già completo di artisti. Sì, ho capito. Cioè, è una famiglia grandissima. Mm. Però sicuramente io non amo le cose ecco, molto spaziose, gratanti. Sì. Cioè, nel senso, mi intendo di preparazione, se ti invita, ma invita tutto quanto, pure a chi le damo sapo proprio non mi supporto, o fa proprio matrimonio, non ci tengo. Per cui no, a Facebook gli accetto gli auguri, non è un problema. Però sicuramente molti amici insomma verranno. Ecco. Poi una festa di torte, quando mi fa una festa di torte, mi sono chiaramente invitato, però un piacere che viene essere una festa di torte. Ti ringrazio, ti ringrazio. Senti, vabbè, allora ci vediamo presto. Intanto in bocca al lupo, salutami il futuro marito, soprattutto se sta nell'altra stanza mi starà sentendo. E trattala bene, perché Emiliana merita il meglio di tutta la... Capito, insomma. Io non mi spavento, quello dopo sai che finisce, tutto lì, sì, come fa? Ma insomma, Emiliana, ma chi sta a capire che si sposa Emiliana Gandon? Oh, ma non perché le altre, tutte le donne sono belle, però insomma Emiliana Gandon... No, poi faremo un complotto, perché appena ho discussione coniugale, non va a Facebook, mi dovete venire in soccorso. Povero uomo, povero Enzo, povero Enzo. Però io, capito, così evita. Quando Facebook diventa un'arma, praticamente. Grazie Emiliana, ci sentiamo presto. Grazie. Ciao, un bacio tesoro, ciao. Ciao bella, ciao, grazie.